Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di libri che fanno stare bene, quei libri che quando li avete conclusi vi sentite bene con voi stessi, vi sentite bene con la vita e soprattutto vi sentite carichi di energie per raggiungere tutti i vostri sogni. Sono quei libri che si possono solitamente definire di autoaiuto o che comunque in qualche maniera ci aiutano a superare alcuni periodi un po' più complicati o in generale a prendere la vita nella maniera giusta per ritrovare un po' di felicità. A me piace leggere questi libri, una volta ogni tanto insomma ne trovo uno che mi ispira, lo compro e lo leggo con molto piacere, perché appunto quando li ho finiti poi mi sento un po' rinnovata. Perché ho deciso di parlarvene proprio ora, in questi giorni dei libri dell'avvento? Perché credo che possano essere delle splendide letture per terminare l'anno oppure per iniziare al meglio l'anno nuovo. Perché sarà proprio leggendo questi libri che vi sentirete ancora meglio, avrete voglia di fare, avete voglia di scoprire quali sono le vostre passioni e di approfondirle e di fare quello che veramente vi piace. Magari proprio il prossimo anno, proprio il 2019, sarà l'anno giusto per cominciare quella cosa che rimandate da tanto, che vorreste fare, che siete incuriositi a fare e che ancora insomma non avete trovato il momento giusto o il coraggio per farla, per esempio. Oppure sarà il modo per cominciare l'anno godendocelo davvero giorno per giorno ed essendo finalmente grati di quello che la vita ci dà ogni giorno. Cominciamo con i titoli che voglio proporvi. Il primo non ce l'ho qui con me perché la mia sorella lo stava leggendo, ma ce l'ha da tipo 6 secoli, quindi devo assolutamente riprenderlo. Ma sto parlando ovviamente di Big Magic di Elizabeth Gilbert, il libro che praticamente spammo ovunque perché è meraviglioso, secondo me. È un libro in cui l'autrice parla principalmente dell'essere creativi, quindi del dare spazio nella nostra vita alla creatività, qualunque essa sia. Ovviamente lei parla per sua esperienza personale, essendo lei una scrittrice, ma non parla solo di scrittura, ma di pittura, di musica, di arte, di qualsiasi tipo di attività artistica a voi piaccia o in generale vi sentite portati per qualcosa. Con questo libro l'autrice vi spinge a portarla avanti, a intraprendere un'avventura dentro quest'arte che appunto vi fa star bene. Lei in particolare parla dei motivi per i quali noi spesso ci sentiamo un po' in difficoltà ad andare avanti la nostra arte. Perché? Perché a volte siamo magari fossilizzate sull'idea di diventare famosi, mentre lei come obiettivo principale mette il vivere l'arte a pieno, non il volerlo fare per guadagnare soldi. O magari ci vediamo davanti degli ostacoli che pensiamo di non riuscire a superare, come per esempio vorrei fare questa cosa ma sicuramente qualcuno l'ha già fatta, oppure vorrei intraprendere questa attività ma forse sono troppo grande, sono troppo adulto per farla. Ecco, lei una per una distrugge tutti questi dubbi, queste perplessità che tutti noi abbiamo per farci capire che non ci sono scuse. Se una cosa ci piace, non importa l'età, non importa il tempo che abbiamo da dedicargli, non importa tutte le paure che possiamo avere, perché se noi ci crediamo veramente ed è una cosa che ci rende felici, vedremo che i risultati sono sempre positivi. Ho letto questo libro ormai diverso tempo fa e vi giuro che non lo volevo finire, perché mentre leggevo mi infondeva talmente tanta fiducia in me stessa da dire: oh mio Dio, se adesso lo finisco questa gioia, questa energia che sento dentro di me scemerà e ritornerò come prima, quindi figuratevi cosa, che effetto ha fatto su di me. È un libro veramente molto bello, uno di quelli che anche in momenti insomma dove siete un po', magari un po' giù, fa bene riprendere e leggere soltanto qualche capitolo qua e là, e comunque vi tirerà su di morale. Poi Elizabeth Gilbert scrive veramente molto bene. Il secondo libro di cui voglio parlarvi invece è Dire, fare e ringraziare di Assunta Corbo. Io ho trovato questo libro quasi per caso e in un periodo molto particolare della mia vita, ovvero il periodo in cui stavo chiudendo il negozio. Quindi questo è chiaramente un libro dove si dà grande priorità all'essere grati per quello che si ha. Questi sono
dei punti importanti, perlomeno per me. Molto spesso, se leggo libri di questo genere, riguardano di solito o appunto il credere in noi stessi e nell'intraprendere qualcosa che ci piace, anche se nel mio caso, per esempio, penso sempre di avere poco tempo o di essere troppo grande per cominciare qualcosa, oppure riguardano la gratitudine, oppure il vivere qui e ora, perché molto spesso purtroppo io ho la tendenza a proiettarmi sempre nel futuro, cioè io faccio una vacanza e ancora prima di finirla progetto nella mia mente quella successiva, per dire, e a volte questo non mi fa godere in pieno gli istanti che sto vivendo, i momenti attuali, e quindi grazie a questi libri a volte cerco di aiutare la mia mente, aiutare i miei pensieri ad orientarsi sul qui e ora, ad essere grata per ciò che ho adesso, senza per forza pensare sempre al futuro, anche se ovviamente l'occhio al futuro è normale e giusto darlo. Comunque in questo caso appunto si parla di gratitudine e quindi dell'essere capaci di ringraziare per le piccole cose che la vita ci dona ogni giorno. Questo libro è molto breve, scritto grande, quindi si legge benissimo. Ho sottolineato anche alcune parti, poi ci sono delle parti insomma un pochino più motivazionali, ecco, delle frasi motivazionali scritte belle grandi con il disegno, quindi è un libro che si legge veramente molto bene. In più ci sono degli esercizi, ecco qua per esempio un passo nella gratitudine, esercizio 5, viene chiesto insomma dall'autrice di fare delle determinate cose, principalmente si tratta di scrivere qualcosa. La scrittura è molto terapeutica, lo dico per esperienza, quindi quando siete giù, qualunque sia la cosa che vi turba, scrivete, perché probabilmente vi allieverà il peso che sentite dentro. Ma in ogni caso anche qui l'autrice si rifà appunto alla scrittura come mezzo terapeutico per analizzare più a fondo le cose che durante la giornata ci sono piaciute o comunque ci hanno fatto star bene tanto da doverne essere grati, ecco. Per esempio per me è stato molto difficile, l'esercizio più difficile sicuramente era quello di scrivere 10 cose per le quali io ero grata riguardo ad una persona che in quel momento invece non mi rendeva felice, o comunque c'erano dei dissapori, ecco. C'era una persona in quel periodo che non si era comportata bene con me ed è stato molto difficile riuscire a trovare 10 cose per cui essere grata. Nonostante questo però è un esercizio utile perché allena la nostra mente a ricercare il positivo anche nelle situazioni più complicate. A volte sta proprio questo il trucco, riuscire a vedere nelle difficoltà un motivo per temprarsi, un motivo per allenarsi, per rendersi più forti, e quindi libri come questo sicuramente possono aiutare. Un altro libro di cui vi parlo, in questo caso invece non l'ho letto, è Ikigai, il metodo giapponese, trovare il senso della vita per essere felici. Ve lo sottolineo perché comunque è un libro che è uscito da poco, lo trovate in tutte le librerie e potrebbe interessare alcuni di voi. Cosa si intende con Ikigai? Ikigai è una parola che difficilmente si riesce a tradurre in italiano, comunque di solito viene tradotta con il senso della nostra vita, che cos'è che realmente ci rende felici. Ecco che quindi anche qui l'autrice cerca di portarci a riflettere su ciò che abbiamo nella nostra vita e eliminare ciò che non ci piace e tenere invece quello che ci rende appunto felici. Ma non è soltanto questo, è proprio un aiuto anche nell'analizzare noi stessi, nel capire qualcosa di noi che forse fino a quel momento non avevamo capito o non ci avevamo semplicemente posto la nostra attenzione. Per esempio, ci fa capire, cerca di aiutarci a capire quali sono le nostre passioni, cosa ci piacerebbe fare in futuro, quindi quali sono i nostri sogni, quali sono le cose che ci fanno sorridere e le cose che invece non ci migliorano la giornata. Insomma, attraverso i vari capitoli ci spinge ad analizzare noi stessi e a capire che cosa è meglio fare per rendere la nostra vita degna di essere vissuta. Anche in questo caso abbiamo degli esercizi che non vedo l'ora di fare. Come vedete qui ci sono delle parti teoriche, appunto delle parti dove viene lasciato lo spazio a noi per scrivere quello che ci viene richiesto, che si tratti di appuntare i nostri sogni, che si tratti semplicemente di fare un elenco delle cose che di solito ci interessano, anche soltanto guardando su internet, per capire dove si orienta quasi naturalmente la nostra attenzione e scoprire qualcosa di nuovo anche su di noi che forse non sapevamo, e magari orientare la nostra vita in quel senso. Insomma, credo che possa essere veramente un libro interessante. Esistono anche altri due, credo, libri sempre della stessa linea, della stessa collana, che vi lascio qui, vi lascio le immagini, però io ho scelto questo perché
era, diciamo, più orientato su quello di cui ho bisogno io, ovvero, come vi ho spiegato, la capacità del vivere qui e ora, dell'essere grati e di perseguire quello che realmente ci rende felici. Un'ultima lettura che mi sento di consigliarvi è La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola. Questo libro l'ho letto diverso tempo fa e racconta la storia di una donna, è un romanzo quindi, però racconta la storia di una donna che ha una giornata in cui le sembra che tutto vada storto, in particolare appunto le si rompe la macchina ed è costretta a chiedere aiuto a casa di un signore che mi pare si chiami Claude, comunque, il quale si offre ovviamente di aiutarla. Lei sta vivendo una situazione molto particolare, non va d'accordo col marito, non sembra trovare un punto di incontro con il figlio e questo uomo gentile che appunto l'aiuta durante questa difficoltà le dice di essere un ambasciatore della felicità e che quindi la aiuterà a ritrovare la felicità nella propria vita. Quindi l'aiuta, anche se lei è molto scettica, le fa fare degli esercizi ogni giorno un po' più intensi, ogni giorno che scavano più a fondo, per scoprire cosa veramente la rende felice e che cosa le manca nella vita, in modo da ritrovare la serenità. Quindi si tratta per esempio di guardarsi allo specchio, farsi dei complimenti, contare le volte in cui ci si lamenta durante il giorno e così via. Se mi seguite da diverso tempo e con attenzione sapete che questo libro in realtà non mi aveva convinta pienamente, però ho deciso di proporvelo perché prima di tutto è sicuramente in tema, nel senso che vediamo come è sotto forma di romanzo, ma vediamo come una persona che non è più soddisfatta della propria vita riesce con piccoli passi a migliorarla e a ritornare felice. Però allo stesso tempo vi dico che alcuni di voi mi avevano scritto dei commenti in cui mi dicevano: io ho letto questo libro e mi è piaciuto, è arrivato nel momento giusto, nel momento della mia vita in cui ne avevo particolarmente bisogno e mi ha aiutata molto. Quindi ho deciso di non negarvelo, ecco, nel senso, anche se a me non è piaciuto, probabilmente a molti di voi potrebbe interessare, potrebbe risultare utile, e quindi lo metto anche io in questa lista di libri che fanno star bene. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se conoscete altri titoli interessanti fatemelo sapere sotto, perché lo sapete, mi fa sempre piacere. Poi insomma, questi sono argomenti molto interessanti che voglio approfondire sempre di più, quindi ovviamente vi aspetto e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao.